Il più cordiale buon mercoledì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. La città che vorrei dopo il Covid-19, nuovi stili di vita e nuove possibilità. E questo è il progetto rivolto ai giovani studenti degli istituti superiori di Caserta iscritti al terzo, quarto e quinto anno. L'iniziativa dell'Associazione Gianluca Sgueglia in qualità di capofila insieme al Comitato Cittadino Caserta Young in partnership con l'Assessorato alla Cultura, il liceo scientifico Diaz e la Coldiretti. L'assessora alla cultura Lucia Monaco spiega che l'iniziativa è indirizzata a sollecitare i giovani in un momento di distanziamento sociale imposto dalle misure di emergenza sanitaria. I dettagli sul sito del Comune di Caserta. Il coronavirus non ferma il ritrovo del lettore, quindi armatevi di computer e smartphone e collegatevi alla pagina dell'evento, perché alle ore 21 di stasera si parlerà de Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese. La cucina al tempo del coronavirus è sul web. La chef Amelia Falco del ristorante Zest di Caiazzo sul suo profilo Instagram ci propone video ricette gustose guidandoci nella preparazione dei piatti. Hashtag in cucina con Zest. La cultura in tutte le sue forme si mobilita, così l'arte che dice no a Covid-19. Oggi nella nostra galleria virtuale chiamiamo all'appello l'artista Peppe Ferraro. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione. Restate a casa e seguite le notizie in positivo su ondawebtv.it.